Ti faccio una domanda molto semplice. O signore o Dio? E questo è quello che si dice in tutto lo spettacolo. Dobbiamo poi decidere nello spettacolo. Come dobbiamo decidere nello spettacolo? Decidiamolo adesso, decidiamolo prima. O signore o Dio? Dio. Ma quale Dio? Di quale persone? Questo Dio di tutti? No, sicuramente di tutti, ma ormai come mi chiamano a Cosenza, né signore né Dio, signor Dio direttamente. A parte gli scherzi, ti riconoscono comunque in giro ormai, perché comunque Consativi ci va avanti da tanto tempo ed è uno spettacolo consolidato. Questa replica in grande stile che sarà fatta al Rendano, la farete in maniera differente, con attori diversi e con battute diverse. C'è qualcosa che ci puoi dire di... Ma guarda, stiamo aspettando pure noi di scoprire di scoprire che cosa c'è di diverso. Tutto ciò che è diverso di solito lo prepara Sergio Crocco, ma ha la bontà, diciamo, di ce lo comunica di solito un paio d'ore prima, quindi noi abbiamo questa flessibilità, siamo pronti a tutto, del resto voglio dire. Ma Roberto Giacomantonio è Dio, quindi non ha problemi nel poter improvvisare uno spettacolo tutto su di lui. No, non ci adattiamo, ma comunque sarà uno spettacolo bellissimo, come sono state tutte le altre repliche. La gente si divertirà e noi ci divertiremo pure insieme a loro, questa è la cosa meravigliosa. Pioveranno soldi spicci davvero, magari dal palco, chi lo sa? Ma questo è da vedere, ma se pioveranno è buono per la terra di Piero, perché andranno tutti alla terra di Piero, quindi siamo pronti. Facciamo in modo che cadano, insomma, che piovano soldi spicci, quindi venite numerosi il 16 di febbraio al Rendano, o comunque alla terra di Piero per contribuire. E se già soldato, allora niente, ragazzi. Allora venite alla terra di Piero ad acquistare tutto quello che c'è nella terra di Piero, perché c'è tanto da sostenere. Sì, ci sono gadget, poi ci sono tanti altri progetti che penso Sergio ne avrà già parlato, quindi noi siamo lì sempre pronti a dare una mano. Ci sono i DVD. Ah, voglio dire, ci sono i DVD, questa la posso dire. Che parte del ricavato andare alla terra di Piero, questi nuovi DVD. Ecco, guardate lì. Guardate lì che cosa. Tre uomini in una seggia. Questo spettacolo che durante l'estate, in questi mesi, ha fatto un grandissimo successo. Uno spettacolo scritto da Antonio Filippelli e Liseno Sposato Junior e Roberto Giacomantonio. Dico bene o dico giusto? Dì che l'unico spettacolo non ha scritto Sergio Crocco. Ecco, poi è da vedere perché non l'ha scritto Sergio Crocco. E qui si capisce anche, voglio dire, la differenza, la caratura, la qualità, diciamo la qualità. Si può acquistare questo DVD in sede all'edicola Tuscolano oppure da noi, potete chiamarmi, scrivermi su Facebook a me, ad Antonio Filippelli e ad Elisette. Comprate questo DVD, aiutate la terra di Piero, i progetti della terra di Piero.